Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo. Brawl Stars con grafica 3D. Sono sul mio account sviluppatore, signori, perché vi porterò tutta l'anteprima dell'aggiornamento, che in realtà non so se hanno già fatto stamattina o sta per arrivare nelle prossime ore. Preparatevi, 12 dicembre tra l'altro, rilascio globale negli store ufficiali. Ragazzi, account test, finalmente vi porto tutto. Siete curiosi di vedere chi è Leon? Andiamo subito a scoprirlo insieme. Già maxato, vediamo intanto la sua mini descrizione e poi buttiamoci in game subito, raga, perché voglio assolutamente farvi vedere che figata di gioco sta diventando Brawl con la grafica 3D. Andiamo, raga. Leon lancia delle lame contro i suoi avversari e può diventare invisibile per un breve periodo dopo aver attivato un fumogeno con la sua super. Ok, lancia 4 lame, ragazzi. Vi dico subito che la traiettoria è tipo così ad arco. Non sarà dritta come quella, ad esempio, di Colt con i suoi proiettili, ok? Anche perché i danni sono belli alti. Io qua adesso ce l'ho maxato e sta, ad esempio, a 700 per lama, ok? Questo significa che se colpiamo un avversario con tutte e 4 le lame, ragazzi, siamo a 2800 danni, che praticamente sono gli stessi danni, più o meno, se non di più, di una Piper con l'attacco dal range praticamente distante. 2296, ragazzi. Se non sbaglio c'è la stessa vita identica di Jesse, raga, e della sua compagna Penny. Dico compagna perché, come sapete, Jesse lancia la sua torretta e Penny c'ha un po' la stessa meccanica, che lascia invece un cannone mortaio. 4480 infatti Jesse e 4480 anche per quanto riguarda Penny. E dunque anche qui 4480 la salute. Tanta roba, il danno quindi è molto molto alto. Ma attenzione, perché abbiamo anche l'abilità stellare, che in inglese, come sapete, era la Star Power. Ragazzi, abilità stellare: quando Leon usa la super, quindi questo qua, per tutta la durata dell'invisibilità si muove più velocemente. Andiamo, ho sbagliato, no, riprendiamo il bot, tanto non penso ci sia qualcuno. Sì, andiamo a fare un'amichevole velocissima. Ragazzi, 3, 2, 1, e vamonos. Eccolo qua, ragazzi, eccola qui la nuova grafica 3D di Brawl Stars. Ragazzi, ho fatto 4 partite su questo account sviluppatore e non c'è niente per cui lamentarsi. Secondo me, ragazzi, non è niente male. Guardate, guardate, ragazzi, guardate le lame di questo Leon. Personaggio molto interessante, come stavo dicendo, ragazzi, diverso quindi, diversa anzi la meccanica rispetto ad un Colt, anche se si avvicina abbastanza. Intanto guardate, vediamo di prendere Piper con tutte e 4 le lame, come avete visto, ok, preso con 2 lame, invisibilità, boom. Una cosa, ragazzi, per quanto riguarda Leon, intanto 10 secondi come vi dicevo, siccome c'ho la Star Power, che cosa succede? Mi sto muovendo molto più velocemente, vedete? E tra l'altro, ragazzi, una cosa da sapere assolutamente: quando praticamente raccolgo le gemme in Gem Grab oppure le stelle nell'altra modalità, le stelline, quando uso l'abilità, anche se sono invisibile, quando raccolgo le gemme o le stelle sono comunque leggermente visibile. Questo, raga, c'è scritto nelle patch notes, ok? Questo sta scritto nelle patch notes e in teoria sembra una cosa equilibrata, quindi non c'è da lamentarsi. Diventiamo ancora invisibili, guardate. Eccoci qua, 10 secondi, loro chiaramente non mi vedono, mi prendo anche la gemmuzza di qua. Ragazzi, sto facendo un test molto molto easy ed eccomi qua di nuovo. Ovviamente quando sono invisibile e attacco o veniamo colpiti ad esempio da un colpo di Piper o altri, giusto per fare un esempio, dal nemico, raga, diventiamo automaticamente di nuovo visibili e mi sembra giustissima come cosa. Fantastico, ragazzi, fantastico, fantastico. Mi piace questo Leon. Spero ci sia subito nello shop appena possibile. Lo spero tanto, raga, perché se, ragazzi, lo volete, se ci sarà nello shop, signori, lo shopperò. Assolutamente. O la shopperò, non ho capito se è femmina o maschio. Ok, ragazzi, questo era Gem. Attenzione, questo era Gem. Ovviamente, raga, invisibile quando si trova vicino alla torretta nemica di Jesse o al mortaio di Penny nemico, ok? Benissimo, questo era il personaggio, ragazzi. Un feedback qua sotto, ditemi cosa ne pensate. Nuovi modelli, raga, per quanto riguarda, mi sembra, 4 brawlers. Abbiamo Brock, il nostro tiratore, nuova skin, eccolo qua. Poi abbiamo Bull, ragazzi, Bull Vichingo, eccolo. Bello, questo, raga, mi piace. A proposito di Vichingo, e anche Dragon, ragazzi, riceve un cambio skin. Olè, siamo anche noi vichinghi, vai. Bene, e l'altro brawler invece è anche Dynamike e ovviamente anche Nita. Dynamike, che ho letto alcuni commenti da parte della community italiana, Dynamike sembra Babbo Natale. Effettivamente un po' ci assomiglia, è vero. Tra l'altro, per quanto riguarda, ragazzi, Leon, parliamo anche di strategie. L'invisibilità ha chiaramente una meccanica interessante. Intanto vi faccio vedere qua Nita Panda. Una meccanica interessante per questo Leon:
Sicuramente un gem grab, l'idea di diventare invisibile e raccogliere le gemme, che sono praticamente la chiave di questa modalità, è interessante. Chiaramente anche se coordinati con il team, quindi Leon lo vedo come personaggio da gem grab, oppure nel Brawl Ball, attenzione, perché non diventa invisibile quando c'è la palla, sicuramente qualcuno di voi se lo sarà chiesto, anzi magari adesso se riesco me ne faccio una anche lì, giusto per farvi vedere. Danni tra l'altro molto molto alti, quindi ragazzi in realtà è un brawler interessante. Anche in Haste ad esempio ragazzi, anche in Haste, e tra l'altro anche su Clash Royale adesso ci sarà la modalità Haste, in cui bisogna andare a rompere la cassaforte. Anche qui ragazzi, l'invisibilità potrebbe giocare tantissimo in questa modalità. Prima di passare a un altro game ragazzi, c'è anche un bilanciamento, ma quello magari lo vediamo con l'aggiornamento che arriverà tra pochissimo, forse c'è già. Ad esempio Colt ragazzi, il suo danno e la sua super da 280 passa a 300. Crow che adesso lancerà 8 daggers più la sua veleno, non più 9 come prima. Bull che avrà vita da 5000 a 5200, eccetera eccetera. Ne parleremo ragazzi prossimamente, perché anche Daryl ha avuto un grosso bilanciamento. Ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda le modalità di gioco, perché leggo qua funghi ragazzi che curano, ma lo vedremo con l'aggiornamento. Tra l'altro ragazzi, band adesso si chiamano club e non più bande, ci sta. C'è della squadra, giocatori online, la nuova grafica del Brawl Box, ditemi cosa ne pensate. Non posso farvi vedere altre cose in realtà, perché ancora bisogna scoprirle assieme a Supercell. Partiamo a fare ricercati, rovine del tempio, ok? Sappiate raga comunque che in tutte le mappe, tutte le mappe hanno avuto un allargamento, questo anche dovuto alla nuova grafica 3D, ok? Intanto guarda, che figata ragazzi, bellissimo, spettacolare. Spettacolo! Sì! Spettacolare, raga! No, bellissimo, bellissimo. Mi piace un po', raga. Ci sta il 3D. Non... niente male, raga. Mi piace un sacco. Comunque il gioco sembra molto più professionale così, raga, eh. È anche molto più divertente. C'è qualcosa di veramente figo. Vai. Siamo invisibili, raga. Siamo invisibili. Siamo invisibili, perfetto. Dragon con Leon... tutti lì, ok. Ok, tutti lì. Tutti nascosti. Ok, 10 secondi di invisibilità. Tac. Bellissimo sto brawler, raga, mi piace un sacco. Leggendario, tanto so già che non lo troverò mai. Lo so già, raga, non lo troverò mai. Da vicino, ragazzi, ovviamente la possibilità di beccarlo con tutte e quattro le lame è praticamente al 100%. Raga, ci sta sta cosa del colpo ad arco, altrimenti poteva essere veramente troppo OP. Ma veramente troppo troppo OP. Il fatto è che tolga più di Piper. Ok. Bene, star power attiva, quindi come vedete stiamo correndo ancora di più. Diventiamo invisibili, ci avviciniamo al nemico e gli facciamo praticamente 4 colpi sicuri. Strategia interessante, ragazzi. Invisibilità vicino al player, magari con un 70% di vita. 4 lame addosso, boom. E va giù. Ragazzi, ho iniziato anche una Brawl Ball. Guardate, tra l'altro quando si muore si respawna praticamente dietro al gol, ok? Ho scoperto sta cosa pochissimo fa. Comunque, attenzione, voglio provare un po', raga, a farvi vedere la modalità in cui vado invisibile in Brawl Ball e farvi vedere che in realtà il mio personaggio... quando diventa invisibile, la palla mi fa tornare visibile, ok? Allora, raga, faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere una cosa. Sono invisibile. Ho preso la palla e loro in realtà adesso mi vedono. Vi faccio vedere, guardate. Vedete, visto? Ok? Loro mi vedono. Mi faccio una rapina, raga, perché io sono curioso di vedere qua cosa succede. Che spettacolo! Che spettacolo, raga. Colpisci la cassaforte nemica per forzarla e proteggi la tua. Ok. Attenzione, accendo Leon anche loro. Attenzione. Ok, vediamo dove spawna. Ok, dietro alla cassaforte. Ok. Benissimo. No, devo soltanto... è diventato invisibile, raga. Quindi ci sarà anche da predictare praticamente la posizione di Leon. Quasi. Ovviamente, raga, avete visto? Qua c'è Jesse, c'è la torretta di Jesse, io sono invisibile. Ok. Così abbiamo testato un po' tutto, raga, ok? Adesso voglio diventare invisibile, raga, e andare alla cassaforte. Voglio vedere un po' se una strategia del genere qui può funzionare.
E immagino proprio di sì. Intanto 6 di vita, attenzione. Leon mi sa che è nascosto, eh. Mi sa che Leon è nascosto, ragazzi. Io non lo no, invece no, è all'inizio. Ok. Attenzione. Dai, voglio diventare invisibile, su. Quindi faccio così. Ta 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 ta. Mi carico la vita al massimo. Quantanto stiamo perdendo. E io... Tac. Ragazzi, Nesta è OP praticamente. Interessante. Questo è molto interessante, raga. Cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ragazzuoli. Riproviamo, riproviamo. Via. La torretta finisce di... di hittarmi. Me ne vado in safe. LOL. No, vabbè. Ragazzi, quanto è OP Leon. Quanto è OP Leon, ragazzi. Quanto è OP Leon. Bello, mi piace, mi piace. Cioè, raga, fa tanto danno e anche tanta vita. Cioè, GG. Ragazzi, questo era il video update, primo di tanti. Si comincia sul serio adesso, raga, sul canale, soprattutto dal 12 dicembre, appena sarà globale. Non vedo l'ora, raga. Mi raccomando, per altri sneak peek e aggiornamenti in anteprima con l'account sviluppatore, iscrivetevi e attivate la campanellina, raga. Non ve ne pentirete. Raga, lascio voi i commenti qua sotto. Ci vediamo oggi pomeriggio con un altro video. Ciao, ragazzi.